L'idea originale, quando ho pensato di creare questo canale, era quella di limitarmi a fare delle degustazioni di birre, senza puntate particolari su bicchieri, stili particolari, cose di questo tipo. Principalmente perché ci sono già online, anche in italiano, video di questo tipo, molti fatti anche davvero bene, e sia perché l'idea era proprio quella di creare una sorta di archivio, cioè nel momento in cui una persona deve approcciarsi a una nuova birra, ok, vediamo se qualcuno ne ha già parlato. Mi sono però reso conto che in effetti su alcune cose, per completezza di informazioni, sarebbe più utile avere anche qualche piccola mini guida, e quindi ho pensato così di fare ogni 10 degustazioni una puntata più teorica, oppure vediamolo come un approfondimento su un argomento particolare. In questo caso allora farò una puntata dedicata solo a come si fa una corretta degustazione. Per fare una corretta degustazione il mio consiglio è quello di suddividere in tre momenti l'approccio con la nostra birra. Innanzitutto la prima cosa dovremmo chiederci a cosa serve degustare. È una domanda molto molto filosofica a cui è difficile trovare una risposta univoca. Ma il motivo per cui degustiamo le birre è innanzitutto per poterle raccontare a qualcuno che magari non ha mai bevuto questa birra, e quindi deve essere un'analisi sensoriale il più possibile oggettiva, cosa molto molto difficile ovviamente da realizzare. Detto ciò, è necessario predisporsi nelle migliori condizioni per fare questa analisi sensoriale, il che significa essere in un ambiente, per esempio, senza odori molto forti che vadano poi a interferire. Personalmente preferisco senza rumori troppo forti, perché ambienti molto rumorosi potrebbero deconcentrarci. Personalmente dovremmo evitare di, per esempio, aver bevuto caffè nelle ultime ore, di aver mangiato qualcosa di particolarmente piccante, sempre perché va un po' ad alterare la nostra percezione del gusto, di essere in buono stato di salute, non posso non usare una birra con il naso chiuso banalmente, e una serie di accorgimenti, per esempio non essere un fumatore, perché la prima cosa che vi dirà un qualsiasi ex fumatore è: ho ripreso a sentire gli odori, quindi essere in buono stato di salute anche da questo punto di vista. Una piccola precisazione, so che lo dico un po' per portare acqua al mio mulino, c'è da distinguere ovviamente la quantità e la qualità di fumo, nel senso che un fumatore seriale che fuma diverse sigarette al giorno ovviamente avrà un olfatto un po' più rovinato rispetto a una persona che fuma occasionalmente. Io personalmente non nego che sono un amante del fumo lento, e ogni tanto fumo principalmente pipe, qualche volta i toscani. Ovviamente non posso aver fumato un'ora fa una pipa di Latakia, perché poi dopo avrei tutta una percezione completamente sballata poi quando vado a degustare una birra. Non però non nego che con gli anni la capacità, per quanto riguarda il fumo lento, di distinguere un Kentucky da un Virginia da un Latakia vi permette poi di sviluppare una certa capacità sensoriale, soprattutto per quanto riguarda l'analisi a crudo dei sigari, mi viene in mente, che poi dopo si ritrova anche nella degustazione delle birre, perché ci si allena proprio a riconoscere certi profumi. Ovviamente i profumi che ritrovo in un'analisi di un sigaro è differente dai profumi che andrò a trovare qui, anche se certi descrittori, soprattutto le famiglie erbacee, sono più o meno sono quelle che si ritrovano. Detto ciò, una volta che siamo nella condizione migliore per degustare, procediamo in questo modo. Vi metto un link qua sotto di una scheda che ho scritto, una tabella che ho fatto semplicemente con un programma di videoscrittura, per semplificare un po' la degustazione dividendo i diversi momenti. È una tabella utilizzata anche appunto nelle competizioni ufficiali. La semplificazione che ho già scritto per quanto riguarda alcune famiglie principali di descrittori, le ho già scritte, così che quello che basterà fare è semplicemente individuare, crocettare la famiglia di descrittori che più si avvicina a ciò che stiamo sentendo. I descrittori sono appunto delle parole utilizzate durante una degustazione per indicare tutta una famiglia di composti e di molecole. Quindi il colore può essere descritto da un descrittore: giallo paglierino, ambrato, per esempio non rosso, non è un descrittore utilizzato nelle competizioni. Il descrittore può essere agrumato, speziato, sono tutti dei descrittori. Se
La prossima volta che bevete una birra, vi tenete davanti questa tabella, riuscirete appunto a fare un'analisi molto molto precisa. Quindi seguiamo proprio questa tabella. Allora, la prima colonna, vedete, nella prima cella della prima colonna c'è la vista. Quindi prima cosa che dobbiamo fare è vista. Cosa guardiamo? Prima cosa, schiuma. Vedete che ci sono già riportati tre valori: assente, scarsa e abbondante. Ovviamente questa è una semplificazione. Potete ignorare completamente la terza colonna e compilare liberamente in base a quello che vedete, oppure tenerla per aiutarvi. In questo caso, questa, stiamo facendo una degustazione alla cieca, cioè non sappiamo che birra c'è dentro, cioè sì, lo so perché l'ho appena versata, ma facciamo conto di non sapere che birra ci sia qui all'interno di questo bicchiere, che per inciso si tratta di un Teku, che è il bicchiere utilizzato nelle competizioni appunto. Per quanto riguarda la schiuma, vediamo assente, scarsa, abbondante. Allora, l'ho versata già da diversi minuti, ma direi che la schiuma è presente, non è assolutamente scarsa, non è abbondante, comunque c'è una buona schiuma. La grana, cioè le dimensioni della grana appunto, della texture della schiuma. Fine media grossolana, in questo caso vi dico quella che sto osservando in questo momento, è una grana fine. Dopodiché abbiamo il colore della schiuma, bianca, rosa, crema o bruna, in questo caso è una schiuma bianca. Voi stampatevi questa tabella la prossima volta che bevete una birra e potete appunto compilarla mentre fate una degustazione. Dopo la parte relativa alla schiuma c'è la parte relativa, sempre per quanto riguarda l'analisi visiva, della birra. Il colore. Ci sono alcuni esempi già riportati, che sono appunto paglierino, ombrato, mogano o ebano. In questo caso direi che è un paglierino. Limpidezza invece, in questo caso si tratta di una birra molto limpida. Quindi possiamo dire un colore giallo paglierino e una birra limpida. Ok, andiamo allora alla seconda parte della tabella, quella relativa all'olfatto, che dei quattro sensi utilizzati è quello che ci può dare una maggior quantità di informazioni. Una delle caratteristiche che rendono un degustatore un buon degustatore è la capacità di costruirsi mentalmente un database e andare poi a ripescare ogni volta l'informazione giusta nel database mentale che ci siamo costruiti. È una cosa abbastanza difficile da fare, ma con l'esperienza risulterà sempre più semplice appunto da ottenere questo richiamo. Vediamo un po', olfatto, ci sono due informazioni che ci interessano, intensità e descrittori. L'intensità semplicemente poco molto intenso indica quanto appunto è intenso il profumo, banalmente, da quanto vicino riuscite a sentire il profumo oppure avvicinandovi al naso, quanto appunto emerge la parte diciamo olfattiva. In questo caso l'intensità direi che è media, non è particolarmente elevata, non è bassissima, diciamo un livello medio. Passiamo ora ai descrittori, che è appunto la cosa più complessa da allenare secondo me. Ne ho scritti alcuni che sono le famiglie principali. Ovviamente per ogni famiglia principale potete vedere ci sono poi delle sottofamiglie. Ad esempio il descrittore fruttato è già un descrittore sufficientemente buono per indicare una birra, ma poi posso spingermi oltre e ok, all'interno del sapore del descrittore fruttato, quale frutta sento? Sento ananas o sento mela, per esempio? Proviamo appunto a degustare questa birra. Allora, in questo caso ci sono, se dovessi guardare queste famiglie, sicuramente come descrittore io indicherei fruttato e indicherei resinoso. Sono i due descrittori che andrei a crocettare se mi trovassi davanti questa tabella. Altri non credo di averne trovati. Passiamo quindi alla seconda parte, la parte del gusto. In questo caso, quando approcciamo la birra in bocca, è indicato gusto, in realtà oltre al gusto indichiamo anche il tatto, perché la frizzantezza, il corpo di questa birra la sentiamo con i recettori tattili che abbiamo nella mucosa interna della bocca. Anche per quanto riguarda il gusto, abbiamo intensità e descrittori come prime informazioni fondamentali. Intensità, quindi quanto è intenso il gusto all'interno della nostra bocca, e i descrittori sono solo e soltanto questi: acido, dolce, amaro, aspro. In alcuni casi potremmo aggiungere anche umami, anche se un descrittore secondo me non semplicissimo da usare e soprattutto poco utilizzabile all'interno del mondo birre. Una cosa importantissima che è bene precisare:
Per quanto riguarda questi descrittori, noi con la bocca riusciamo a sentire solo e soltanto questi: il dolce, l'amaro, l'aspro e l'acido, e il salato e l'umami. Mentre quando ci avviciniamo a un'analisi olfattiva non possiamo sentire con il naso il sapore dolce, possiamo sentire con il naso un profumo che ci ricorda il miele, e allora associamo una sensazione di dolcezza, o mentalmente ci si apre tutto quel reparto del cervello in cui abbiamo classificato gusti dolci, ma non possiamo sentire il dolce con il naso, così come non possiamo sentire esattamente un descrittore banana, per esempio, con la bocca. Sarà poi in bocca il mix tra gusto e olfatto che ci darà la sensazione di banana. Detto ciò, in bocca come assaggiare la birra? Ci sono purtroppo ancora immagini che girano oggi nel 2018 con l'immagine della lingua divisa come fossero gli Stati Uniti d'America o alcuni stati africani, con le zone che sentono il dolce e le zone che sentono l'amaro, che sentono l'aspro, così via. Questa immagine è, al di là di essere vecchia, è scientificamente scorretta, cioè è vero che la distribuzione delle papille gustative non è uniforme all'interno della nostra bocca e sulla lingua, ma è assolutamente scientificamente errato suddividere la lingua in questi modi. Quindi non è che sentiamo il dolce sulla punta e l'amaro sul fondo, è vero che abbiamo una maggiore sensibilità all'amaro sul fondo della lingua verso la gola, ma non è necessario mettere la birra sotto la lingua per sentire se è salata o se non è, oppure se non è salata, se è acida o non è acida. Se una birra è acida ce ne accorgiamo semplicemente spostandola all'interno della bocca. Qualcuno utilizza anche l'espressione palleggiare la birra in bocca, ed è un'espressione abbastanza buona come immagine proprio mentale, perché dobbiamo spostare la birra all'interno di tutta la bocca perché possa toccare tutte le papille gustative, anche se la distribuzione delle papille gustative non è così settoriale come viene indicata in certe foto d'epoca. Ok, adesso che l'abbiamo fatta girare per tutta la nostra bocca, possiamo compilare. Intensità direi che è tra medio e molto intenso il sapore di questa birra. Descrittori. In questo caso possiamo mettere una possiamo fare un'analisi quantitativa di questi descrittori. Quindi, per quanto riguarda il descrittore acido, inventiamoci una scala da 1 a 5, da 1 a 10 o in trentesimi o in centesimi, come vogliamo. Facciamo da 1 a 10, questa birra quanto è acida da 1 a 10? Io direi 1 o 2. Quanto è dolce da 1 a 10 questa birra? Qui dobbiamo pensare sia quando iniziamo a bere sia a fine bevuta. Potremmo indicare come dolcezza un 4, per esempio, su 10. Amaro, io qui come amaro indicherei un 7-8 su 10. Aspro indicherei 0 su 10. Salato, anche in questo caso, direi 0 su 10. Passiamo alla riga successiva, retroolfatto, i descrittori olfattivi del retroolfatto. Quindi ritroviamo gli stessi descrittori che ci sono nella riga superiore, dove c'è le famiglie principali dei descrittori olfattivi, in questo caso però nel retroolfatto, cioè tutto ciò che ci resta dopo che è stato mandato giù il sorso di birra. In questo caso che cosa troviamo nel retroolfatto? Troviamo ancora, secondo me, una parte di luppolo, e in questo caso un luppolo direi che va verso il luppolato resinoso ed erbaceo, e ancora, ma molto 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 più leggero, una parte fruttata, che ovviamente per intensità non è paragonabile al fruttato che sentivamo nel naso. Ultima riga, sensazioni boccali, ossia astringenza, carbonazione e corpo. L'astringenza è quella sensazione appunto allappante che vi trovate in bocca, legata a vini per esempio molto tannici o a frutta molto acerba, quella è la sensazione di astringenza. La carbonazione è quanto è frizzante questa birra, in questo caso come astringenza direi 0, carbonazione media come carbonazione. Corpo indica appunto il corpo della birra, cioè se è più acquosa o più densa, in questo caso il corpo è abbastanza acquoso, abbastanza watery.
In questo modo abbiamo fatto, compilando semplicemente questa tabella, un'analisi sensoriale a tutti gli effetti ed è già sufficientemente valida come degustazione per essere appunto apprezzata e condivisa all'interno di appassionati della birra. Di conseguenza abbiamo descritto questa birra a una persona che per esempio non l'ha mai assaggiata. La birra in questione si tratta della New Age di Lariano, farò a breve un video credo proprio su questa birra. E che dire, questa qui era appunto una brevissima appunto introduzione a come si può approcciare una degustazione di questa birra. Vi ripeto, lascio nei link di questo video questa tabella che ho utilizzato, così potete guardarla e provare a fare una degustazione, e perché no, se vi va, a provare a condividere anche qui sotto nei commenti la birra che avete assaggiato e come l'avete descritta utilizzando appunto questo schema. Scala.